porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Buon lunedì a tutti, oggi è inevitabile, parliamo dell'incendio che sabato ha colpito la Piberplast di Voghera. Lei come ha saputo dell'incendio e quale precauzioni ha adottato? Ma io l'ho saputo semplicemente guardando dalla finestra, perché abito a poca distanza, abito in via Barbieri, quindi mi sono accorto dell'incendio vedendo la colonna di fumo. E precauzioni, niente, semplicemente chiudendo le finestre. Questo gliel'ho chiesto perché c'è chi sostiene che le comunicazioni da parte del sindaco e dell'amministrazione locale non siano state sufficientemente tempestive e chiare. Lei ha avuto questa sensazione oppure no? Sinceramente non mi sono preoccupato di questa cosa, nel senso non mi sono posto il problema delle comunicazioni, ecco. Perché la cosa comunque non l'ha spaventata più di tanto? No, assolutamente. Lo sapeva che la SL di Pavia ha diramato una comunicazione dove invita i cittadini a lavare bene frutta e verdura prima di consumarla, perlomeno per le persone che abitano lì in zona? Sì, questo l'ho saputo. Come l'ha saputo? Attraverso i dati, la radio e comunque i mezzi di comunicazione. Attraverso i mezzi di comunicazione, perfetto. Trova che siano delle precauzioni eccessive oppure è giusto che venga fatto? Ma secondo me potrebbero essere anche forse eccessive. Come hai saputo dell'incendio? Tramite una mia amica che ci lavora alla Piberplast, purtroppo. Tu sei di Pavia, mi dicevi? Sì. Qui a Voghera ci sono state parecchie polemiche perché la SL ha ritenuto opportuno, a scopo cautelativo e ai fini della salute pubblica, informare i cittadini sulla necessità di consumare i prodotti ortofrutticoli coltivati in loco previo accurato lavaggio. Quotidiano locale, sì. Cerchiamo di lavare gli ortaggi in un certo modo e consumateli in un certo modo. Non ho letto tutto l'articolo, francamente. Siamo sicuri di quello che noi respiriamo tutti i giorni? Cioè, scusatemi, ma non è che io sono per la cautela e non sempre per questi atti di terrorismo che si fa con l'informazione. Per cui credo, perché ho tante amiche qui a Voghera che ritengono che il sindaco Barbieri sia una ottima persona, che l'abbia fatto, cioè che abbia detto ai cittadini quello che il cittadino doveva sapere. Poi noi casalinghe, voglio dire, sappiamo come dobbiamo cucinare, alimentarci, pulire le cose, eccetera. Quindi penso che l'abbia fatto semplicemente per questo. Forse precauzioni che andrebbero adottate sempre alla fine, no? Assolutamente sì, secondo me sì, secondo me sì. Ho letto i titoli in un gobbo mentre passavo davanti a un'edicola. Lei dove abita? Bressana Bottarone, ma vivo spesso a Voghera per quello che concerne la scuola della mia bimba, insomma, le varie attività. Ha sentito che qualcuno, come spesso accade in questi casi, dice che non mangerà più verdure coltivate nella nostra zona per paura che siano state contaminate? Non ho sentito queste cose e sinceramente non approvo. Come mai? Perché penso che comunque quello che viene sui nostri mercati, chiamiamoli così, sia controllato. Per cui se c'è un pericolo reale, penso che non verrebbero immesse sul mercato queste colture. Addirittura il vice sindaco di Castelnuovo Scriva auspica in controlli annuali da parte di ASL ed ARPA, così da tenere sotto controllo i potenziali pericoli di inquinamento e di contaminazione. Su questo sarebbe d'accordo o lo trova comunque esagerato? No, io lo trovo giusto. Sono convinta che sia la cosa principale la sicurezza delle persone, per cui i controlli non sono mai abbastanza.